dopo diverso tempo incontriamo il terzo candidato della competizione amministrativa locale, Parisi Raffaele. Allora, la tua idea su questa amministrazione? Che domanda. Comunque io sono stato lontano dal mio paese per questioni di salute, per questioni mie personali, e quindi automaticamente non posso giudicare i lavori di questi ultimi tempi da parte dell'amministrazione. Però la delusione è grandissima, in quanto proprio in questo momento sono sceso dall'aula consigliare dopo ho visto un ottimo consiglio comunale fatto di tanti giovani, tanti ragazzi, però sono tutti frastornati, stanno tutti confusi, secondo me, anche per un cattivo andamento di quello che sono le attività amministrative. Non c'è niente, non ci vedono risultati, non c'è. Secondo me il sindaco Bonao, dopo i primi 100 giorni, doveva fare un bilancio del suo operato, e pare che, da quello che poi ho letto, insomma, dai media, grazie anche a Cazziblog, che mi sta intervistando in questo momento, io ho visto che l'attività amministrativa, insomma, latita proprio, non esiste proprio. Quindi il Consiglio Comunale è come se non esistesse, nonostante quelle forze nuove, le energie fresche. E l'opposizione? Che... L'opposizione, non so, ma esiste l'opposizione, c'è l'opposizione. O è sempre la stessa tarantella di dire no a tutto senza fare proposte costruttive. E la tua candidatura era proprio... Secondo me, io ho dato una mano, ecco, mo lo dico pubblicamente, grazie a tutto quello che ho il mio lavoro fatto durante quel periodo, ho dato una mano a svegliare i nolani e non votare sempre gli stessi, ed è successo, tant'è vero che il Consiglio Comunale è ricco di gioventù, tanti ragazzi nuovi, io ho visto facce nuove, però... Pecorelle smarrite? Tutte pecorelle smarrite, brava Raffaele. Tutte pecorelle smarrite, manca il pastore, manca il capo, il punto di riferimento, manca colui il quale... È Bonauro deve... che... Non c'è. Mi dispiace, Carlo, dove stai? Tu che sei il sindaco di questo paese, hai promesso di essere vicino al nostro popolo, stai vicino ai nostri problemi, ma ci stai a Nola o non ci sei? Ami questo paese o non lo ami? Questo è quello che vogliamo sapere, secondo me. Anche io come cittadino vorrei un sindaco più vicino alle esigenze del popolo, alle esigenze del paese. Non la langue. Basta, tu lo sai meglio di me, basta che fa quattro gocce d'acqua, questo paese va affonda. Qua anche il Natale, vedi, non si sente neanche l'atmosfera natalizia, non lo so, ma perché questo paese è sempre destinato a fare brutte figure rispetto a quello che è l'Interland? Dovremmo essere i capostipiti di un'area e invece siamo gli ultimi, non lo so perché. Perché questo paese è destinato a fare la corsa del gambero invece andare avanti, va indietro? Pensavamo che attraverso la nuova amministrazione qualcosa si sarebbe vista, invece non si vede niente proprio. Questo paese com'era, così è. I 100 giorni non sono serviti a niente. Caro sindaco, rimboccati le maniche e dà una mano a questo paese, perché questo paese ha bisogno di forze nuove e di forze sane per poter avere lo sviluppo che merita e non l'arretramento in cui si vive giorno dopo giorno, strade sporche, non si capisce niente, viabilità pazzesca. Un paese come questo non viene niente, no? Però ha un traffico che insomma è pazzesco, che non lo so, io no. Manca di tutto, il capo dei vigili urbani che se ne va, un segretario generale che non c'è, ma perché c'è questa latitanza? Perché tutta sta gente scappa? Fatemi capire, perché?